Amici del college basket, Paolo Ellis e Federico Buffa vi danno il benvenuto al Cameron Indoor Stadium, casa dei Blue Devils di Duke, che oggi affrontano i Tar Heels di North Carolina. Parliamo spesso di grandi rivalità a livello di college, parliamo spesso di partitissime, ma questa è da game, Federico. E in assoluto the rivalry, quale gradazione di blu preferite? Questa è la sostanza dei duelli tra queste due squadre. The rivalry è arrivato al 218esimo incontro, come vedete Carolina conduce 123-94, ma nelle partite giocate a Durham siamo 46-42 Duke. E avete visto che Duke ha vinto 14 delle ultime 16 sfide, anche perché se Duke ha mantenuto il proprio standard, gli ultimi anni per Carolina sono andati in maniera, diciamo così, sinusoidale. In effetti per la prima volta da molti anni i Carolina Tar Heels arrivano a Duke da favoriti, e questo però non è piaciuto molto a Coach Williams, che ha risposto wow, come? Nessuno va in Cameron da favorito. In effetti, se volete una cifra delle ultime 114 partite giocate su questo campo, i Duke ne ha vinte 108, che non deve essere proprio una casualità. Una l'abbiamo vista tra l'altro di sconfitta recente. Sono favoriti anche dal numerino che vedete accanto al nome delle due squadre. Carolina è meglio piazzata nella ranking, ha un record leggermente migliore, 19 vinte, 2 perse in stagione contro il 17-2 di Duke. Beh, il primo possesso di Anibassio non ha bisogno di molte spiegazioni. Avete già visto di che cosa stiamo parlando, di quegli studenti che avete visto a bordo campo abbastanza eccitati. Vale la pena ricordare che sono in tenda dal 31 dicembre ultimo scorso. Esatto, il tutto per trovare un buco all'interno del Cameron per vedere questa partita. Intanto c'è l'errore al tiro e Carolina fa quello che vuole fare nel corso della partita, ovvero correre e quando si può correre. Esatto, e cercare di trattare la palla meglio di come ha fatto Felton. Direi che il ritmo lo vuol tenere basso invece Duke, che non accetterà di correre a questi livelli indipendentemente dal fatto che giochi in casa o meno. Trattare la palla bene per Carolina contro la pressione di Duke e controllare i tabelloni è da sempre una delle chiavi. Tra le altre, marcare Reddy, che era della Virginia, cioè il suo stato nativo. La difesa di Manuel su di lui comunque è sempre stato un fattore negli ultimi incontri tra queste due squadre. E questa è una delle grandi chiavi della partita. Ancora una palla maltrattata invece dall'attacco di Carolina. Inizia meglio Duke il tiro da tre di Ewing, però è lungo e Carolina può ripartire. Come vedete, l'omino dei 35 secondi potrebbe anche non essere venuto stasera. Sì, Carolina di questi tipi di tiri ne prenderà altri, quelli di Duke probabilmente piacciono un po' meno. A coach Eschi c'è da dire che anche gli studenti hanno partecipato, i giocatori studenti, cioè quelli venuti in campo, all'attesa febbrile girando per le tende. È anche comprensibile che lui, che sta aspettando questa partita da un anno, lascia andare un tiro di quel tipo. Può succedere, Felton capisce tutto sul passaggio di riapertura di Duke e intercetta, poi parte l'attacco a difesa schierata per Carolina, che però crea un eccellente tiro per Sean Nate. Tiratore educatissimo dal gomito, uno dei beniamini dei Cameron Crazies. L'anno scorso secondo me sono superati con lui, con una canna da pesca. Ci hanno attaccato all'amo una confezione di Big Mac del McDonald's facendogliela cadere davanti mentre si riscaldava, perché come avete notato di merende ne ha saltate poche. Decisamente, anzi ha rubato anche quelle del vicino di banco. Altro errore in contropiede, questa volta è McKenzie a commetterlo, poi arriva il fischio arbitrale per la difesa, quindi il possesso rimane ai Tar Heels. Ricordiamo che Duke ha ancora una rotazione un po' limitata perché non ci sono David McClure e Reggie Long. Sì, pensate agli altri che si permettono invece di avere una delle prossime due o tre scelte al draft, che sta in panchina per i primi 6-7 minuti. Stiamo parlando di Marvin Williams. Marvin Williams, che peraltro entrando dalla panchina è in doppia cifra di media, così come altri 4 giocatori di Carolina. Peraltro Carolina è la squadra che segna di più a livello nazionale. Ancora il tiro da 3, questa volta per Ewing, e lo mette. Vedete, i Cameron Crazies partecipano, non hanno ancora smesso di scaltellare, ma lo faranno per 40 minuti. Hanno appena cominciato. Beh, se sei in tenda dal 31 dicembre, forse aspetti questa gara e te la vuoi gestire su 40 minuti senza limiti. E ti scaldi anche nel saltellare, perché ne hai preso del gelo dal 31 dicembre.
un brutto passaggio che viene comunque controllato non senza difficoltà da parte di Randolph, che ancora sta recuperando, ricordiamo, ne avevamo già parlato nel precedente appuntamento con i Dukes, dalla mononucleosi, una malattia noiosissima proprio perché i tempi di recupero sono lunghi. Coach K sta recuperando dall'influenza che una settimana fa lo ha portato nella partita contro Georgia Tech ad imbestialirsi e ad avere questa specie di collasso, si è sdraiato sul parquet, pochi secondi dopo si è rialzato e ha continuato ad allenare. L'influenza l'aveva debilitato al punto che ha collassato. La settimana scorsa ci siamo divertiti a deridere, ovviamente nel senso bonario, i due allenatori, dicendo sul consiglio del loro stilista, hanno messo un certo tipo di scarpe sotto la giacca e la cravatta. Il suo stilista, avete intuito chi sia, e cioè l'azienda che gli paga fior di $1,000 per indossarle quelle scarpe. E quindi le indosseremmo anche noi, anche con l'abito da sposo, tutto sommato, perché sono veramente fior di soldoni quelli che arrivano. Extra pezza per l'attacco di Carolina, arriva la stoppata di Williams e può ripartire ancora una volta l'attacco degli Blue Devils. La stoppata di Williams dal landlord, il padrone di casa, che in quella zona verniciata a livello collegiale fa la differenza. Detta legge, e detta legge dall'altra parte, Shavlik Randolph che sul passaggio con il fiorellino mette la dimane. Bel cariciolo di JJ Redick, la difesa collassa continuativamente su di lui, è notevole lo scarico. E peraltro non puoi non rispettare il movimento di JJ Redick, che è pericolosissimo. Ancora un rimbalzo per Williams che sta davvero facendo piazza pulita sotto il proprio tabellone. UNC ferma a quota 2 punti, Ewing vede lo spazio, lo occupa, subisce pallo. Come avete notato, in quanti sono passati, Paola? 5 minuti di partita, Carolina ha avuto una sola opportunità in campo aperto. Duke, se vuole, ti fa correre meno delle tue abitudini. McKenzie è subito accontentato di un tiro dai 7 metri. McKenzie si presenta tutte le sere con un tatuaggio sulla spalla con scritto "nato per essere odiato". Ecco. Che dovrebbe essere più o meno quello che accompagna JJ Redick, di cui parleremo diffusamente nel corso di questa telecronaca. McKenzie però resta uno di quei tiratori che possono cambiarti completamente una partita. Eccolo qua, Coach Williams, che torna su questo campo sperando di regalare alla sua enorme parte dello stato che tifa per lui una soddisfazione veramente indelebile, vincere ancora una volta su questo terreno. E in effetti Roy Williams ha detto chiaramente, ho sempre letto e sentito di questa rivalità, ma da quando alleno Carolina mi sono reso conto di che cosa significhi veramente. E Coach K dall'altra parte ha ribadito dicendo sì, perché qui non c'entra chi gioca o chi allena, qui sono proprio le università, è il nome che, come dici spesso tu, che sta davanti alla maglia che conta. Sì, certo, e Williams di questa rivalità direi che se ne intende. Finalmente la difesa di Carolina comincia a rendere più complicata la vita sul perimetro a Duke. Ultimi 8 secondi per l'attacco, pick and roll altissimo per Redick, arriva il passaggio e arriva anche il fallo difensivo. Come vedete, sulle fasce, si direbbe nel calcio, la difesa di Carolina soffre un po'. Prima il fallo su Ewing, adesso un altro. Primo time out e ambiente addirittura elettrico. I Dukies e i Crazy si sono scatenati. Il livello, se posso dire la mia opinione, è sceso di parecchio rispetto a qualche anno fa. Non tutti i cartelli che loro esibiscono vengono inquadrati alla ESPN, perché nella maggior parte dei casi siamo abbastanza sull'X-rated, come si dice negli Stati Uniti. Un classico che potrei dirvi tra quelli che sono stati esibiti in questa. Ehi, coach, inteso per Williams, se per un caso, ma è fuori dal comune, un'erezione ti durasse più di 4 minuti, chiama immediatamente il tuo dottore. Questo è il tipico cartello che non viene inquadrato da ESPN. Beh, mi sembra abbastanza ovvio che non ci sia l'inquadratura per questo tipo di cartello. Arriva a quota 10 Duke, sempre inchiodata invece al primo canestro realizzato UNC. McKenzie prende la linea di fondo, arriva un'altra stoppata, ma questa volta è ritenuta fallosa, però davvero ti costringe a cambiare ogni parabola di tiro. E Sheldon Williams è veramente un eccellente rimbalzista, è molto fisico, deve migliorare il gioco in post basso. Non è un giocatore così esplosivo come il numero di stoppate che dà potrebbe far pensare, però ha un tempismo per andare a leggere la situazione e intuire dove andrà l'attaccante, che è decisamente straordinario.
coach Williams, come chiave della partita, ha detto: teniamo il ritmo alto e facciamoli correre, facciamoli stancare perché la rotazione è corta. Vi basti sapere che JJ Redick nelle ultime 4 partite dei Blue Devils ha riposato per un totale di 47 secondi. Immagino, per ogni avversario che va in lunetta i Cameron Crazy hanno una storia o un grido legato alla singola partita. Auguriamo a Manuel di non andare in lunetta questa sera, perché credo che se a un suo segnale scateneranno l'inferno. Questa l'ho già sentita. Contropiede sbagliato da McCants, che sta sentendo questa partita. Redick guida la transizione per i suoi, cerca un passaggio dove c'è troppo traffico e perde malamente un pallone della terza palla aperta per Duke, ma sono già 6 quelle buttate via da Carolina, che deve solo dire grazie al cielo c'è con lei. E che meravigliosa secondaria, scelgono il lato sinistro dove May è tremendo in post passo quando può rientrare sulla sua mano forte che è la destra. Questa è una secondaria di un livello stratosferico, sempre difesa individuale su entrambi i lati del campo. In questa via il backdoor con la palla alzata per Ewing da parte di Doctrick, e giocata eccellente il blocco, non ben chiamato. E come notate, Carolina vuole andare al tiro nei primi 5 secondi dell'azione dopo che ha entrato subito. Anche perché vi abbiamo detto che Carolina è il miglior attacco dell'NCAA, però sta giocando anche contro la miglior difesa. Pensate, nella ACC i Blue Devils hanno concesso fino ad ora poco più di 63 punti a partita agli avversari, tenendoli al 38,7 dal campo. Col 24 in azzurro, con la gradazione più chiara di blu, Marvin Williams. L'attacco ancora per Docker, il suo cambio di posizione in palleggio, poi però perde la maniglia e di conseguenza arriva anche la quarta palla aperta per i Dukies. È ovvio che la tensione che si sente a bordo campo entri anche sul parquet, quindi capita di vedere degli errori abbastanza inusuali, ne abbiamo visto qualcuno. Qui siamo andati invece a rivedere la palla alzata col contagiri da Dockery. Cattiva comunicazione con Williams coinvolto dal punto di vista difensivo di Carolina. Non c'è stato alcun tipo di adeguamento, gran movimento di ricezione per McCants, che poi usa il ferro. Ecco, questo era Chad McCants. Eh sì, decisamente, questa è una prima scelta NBA, è un giocatore un po' emotivo a mio modo di vedere, ma estremamente dotato. Durante la presentazione hanno fatto vedere una schiacciata qua di Stackhouse contro Mick, che è restata negli annali della rivalità, la partita che poi sarebbe andata ai supplementari dopo il tiro di Capel. Ecco, alcune delle giocate di McCants, anche se a un livello fisico più basso, possono ricordare quelle di Steph. E in effetti il canestro che ha appena piazzato è notevole, soprattutto fa parte di un parziale che ha riportato UNC a 2 sole lunghezze di distanza. Stanno cominciando a trovare il canestro con una certa continuità, anche se costretti a giocare sempre contro difesa schierata. Poi arrivano delle triple completamente senza senso, in questo caso segnata davvero in modo misterioso da 8 metri. Partita in cui devi costare ogni singolo possesso, i ragazzi devono un attimo tranquillizzarsi, cosa che credo sia successa, non andare troppo sopra le righe. Adesso potete godervi i dettagli tecnici e tattici di questa gara. Charlie Crandall mette palla per terra e non è la migliore delle scelte, costretta a riaprire per Ewing, ultimi 8 secondi dell'attacco di Duke. Ewing usa lo stesso lato del campo, il suo tiro è sbagliato, in questo caso mancanza totale di continuità nell'attacco dei Dukes, che non hanno mai ribaltato il campo. E poi Felton si beve i 28 metri come una granita. Impressionante, talmente impressionante che per preparare la partita contro di lui, Coach K in allenamento ha usato i manager, cioè gli studenti che seguono la squadra per la logistica, facendoli mettere a metà campo e da lì facendo partire la giocata della squadra che era immedesimata come Carolina nella sua simulazione di gioco, per far rientrare i suoi e cercare di recuperare contro il manager, che ovviamente con 8 metri di vantaggio riusciva ugualmente ad arrivare prima. Questo per cercare di simulare un giocatore come Felton, perché guardando i suoi ha detto: chi fa Felton? Io no, io non Felton. Chi fa Felton? Manager, vieni tu, cerchiamo di recuperare 6 metri. Gioca a fare Felton, guardatelo qui, li ha seminati tutti per la sua strada ed è andato al capolinea. Secondo me quella col manager è una simulazione che rende poco, perché poi te lo trovi in realtà e non è il manager, e fino in realtà capito chi sia finché non ha depositato i 2 punti.
Intanto continuiamo a vedere serie di blocchi per JJ Redick, ma c'è da dire che la difesa di Carolina adesso si sta molto bene adeguando. C'è anche da dire che Jackie Manuel sta facendo i chilometri dietro a Redick. E comunque il lavoro di Manuel contro JJ Redick resta straordinario. Nelle due partite dell'anno scorso lo ha tenuto abbondantemente sotto media e anche come percentuale di tiro nemmeno vagamente quello che vedete abitualmente da questo fuori classe a livello collegiale. 13-2, vedete il parziale per Carolina. Duke inchiodata a quota 12 da tempo in memoria. Adesso Redick molto furbescamente va a cercare il contatto con Manuel, che commette il suo secondo fallo, ed essendo molto molto prezioso avere già due falli quando non siamo neanche a metà del primo tempo è grave. Questo è un fallo banale in una logica anti-Redick. Redick mette palla per terra e vedete che è andato a 30 centimetri dal ferro. Il lavoro su di lui funziona e funziona tanto. Questa palla non ha toccato il ferro e vediamo quali sono le interpretazioni arbitrali. Intanto Roy Williams, non so se ci avete fatto caso, ma è entrato di 2 metri nel campo proprio per dire qualcosa al suo ragazzo. Guardate qui gli occhi di Jackie Manuel che non lasciano per un momento l'anca e i piedi del suo avversario. Esatto, guarda la midsection, cioè la parte centrale del corpo di Redick da cui non è fintabile, è l'unica parte del corpo umano con cui un grande giocatore di basket fa fatica a fintarsi, e come tutti i grandi giocatori di fase difensiva ha questa struttura molto lunga e ossuta che gli permette di passare bene davanti ai blocchi. Difficilmente troverete un giocatore troppo largo che difenda a quel livello, perché sui blocchi farebbe più fatica. Infatti, se ci fate caso, Redick difficilmente esce bene da un blocco, di norma esce con Manuel appiccicato alle caviglie. Il movimento di tiro è buono, ma la conclusione è sbagliata e c'è la transizione per Carolina. L'accoppiamento è un po' ritardato da parte dei difensori di Duke, ma non se ne accorge Manuel in questo caso. Poi arriva il recupero di Zoccheri che subisce anche il fallo. Questa è la grande chiave secondo me della partita, come gli esterni dietro di Carolina trattano la palla contro questa terrificante pressione di Duke, che è dura di solito in questo campo, in questa partita diventa veramente insostenibile. E in effetti non c'è più la pentola pressione di Kentucky pitiniana, però la difesa di Duke è decisamente molto, una difesa che mette molta molta pressione. Andiamo a rivedere proprio i movimenti di Redick sui blocchi. La difesa si distrae, arriva questo backdoor che non viene chiamato effettivamente, esatto, dalla difesa. Mancanza di comunicazione su quel tagliante, qualcuno deve andare a mettere un corpo e c'erano almeno un paio di opzioni. Arriva il canestro, il 14° punto per Duke, ed è Sheldon Williams a segnarlo. The Landlord evidentemente non è soltanto il miglior rimbalzista della ACC, ne cattura quasi 8 a partita, ma serve anche a fare canestro in momenti topici come questo. Solo il problema è che dall'altra parte c'è uno Shonnay che non ha ancora sbagliato un tiro e c'è una Carolina che ha trovato molta fiducia. Stanno togliendo parte del post basso, ma non li tolgono né il post medio né il post alto. E questo è un grosso guaio, perché lui si sta muovere anche in quelle zone del campo. Shonnay già 7 rimbalzi contro i 6 totali dei Blue Devils. Qui sta tutta la differenza degli ultimi 5 minuti di partita. Redick si butta contro il raddoppio, trova il fallo di Shonnay. Redick sta cominciando a prendere delle iniziative perché si rende conto che dai blocchi non riesce a prendere molti tiri. Esatto, e quindi mette palla per terra, che poi sostanzialmente è quello che vuole la difesa, anche se come trattatore della palla e creatore dal palleggio del proprio tiro è migliorato in maniera esponenziale. 2 anni fa queste cose non erano praticabili, l'anno scorso sono migliorate e quest'anno obiettivamente sono diventate efficaci. Non c'è nemmeno paragone tra come tira dietro al blocco della ricezione e come tira dopo averla messa per terra, però è migliorato molto. Eccoci a una fase completamente inutile della vostra serata. Avete visto, 93,7% dalla lunetta. Avete presente che in casa, noi lo vediamo quasi sempre in casa, tutta questa poca rilevanza. Il regolamento americano concede 10 secondi di tempo e come notate la sintesi contrae il suo movimento, però se noi fate caso è palleggio, spin facendo battere la palla per terra con la rotazione, palleggio, rispin. Nelle partite di trasferta dura quasi 10 secondi. Ecco, in quei 10 secondi, parole che ci sono nella Bibbia, che arrivano dagli spalti, le ho sempre sentite poche.
bisogna andare a cercarsi un altro tipo di testo. Esatto, un classico America, Maryland, fuck you JJ. Eccoci. Per tutti i 10 secondi. E naturalmente, siccome è un tipo la Reggie Miller, li mette facile in faccia a quelli del fuck you JJ. Per esempio il fuck you JJ ve la immaginate se già non la conoscete. Lui non fa una piega, no, infatti la sanno, la sanno la traduzione, se non la sanno se la vanno a cercare altrove. Il tiro sbagliato da tre di Felton, però ancora una volta la lotta a rimbalzo premia Carolina. Allora, sempre per il mondo del college basket, che qua vi arriva in una maniera un po' edulcorata, nel senso che la ESPN non vi dice proprio tutto. Nelle partite a Maryland, un altro cartello classico nei confronti di JJ Redick, JJ si beve la sua pipì. Oh mamma! Esitato mentre lui sta tirando i liberi, e questo li fa tirare anche meglio se è mai possibile. Classico cartello dei tifosi di Maryland, JJ, che loro odiano di più, credo, di Christian Leiter, che secondo Krzyzewski però resta il numero 1, 2 e 3 della lista dei più odiati tutti i tempi. Nonostante il tatuaggio di McCants, sì, comunque Redick lo batte abbondantemente. Altro tiro da 3 che non va. Adesso si stanno un po' accontentando dei tiri dalla lunga distanza i Dukies. Felton ha messo un po' in difficoltà dalla difesa. May cerca una linea di passaggio che non c'è. Non in questa partita, Sean, come state trattando la palla sul perimetro, cambia tutto. 8 perse in neanche 12 minuti di gioco. E questo potrebbe essere un problema per Carolina, anche perché da palla persa Duke spesso dall'altra parte trova i due, se non i tre punti. Questa volta ancora un tiro di accontentamento, se così si può dire, di Sheldon Williams. Duke non sta facendo circolare molto la palla, non sta muovendo molto la difesa, prende dei tiri così e cosà. Così e cosà, è un tiro del post medio di Sheldon Williams, ci sta nella logica difensiva di Roy Williams. Non so se avete notato, a proposito di Williams, la discreta facilità con cui Marvin è andato a spazzolare quella cosa che vagava. E vede, il resto le spazzola quasi tutte, questa non è una grandissima notizia. Ancora un movimento di avvicinamento per DeMarcus Nelson, lotta furibonda a rimbalzo e The Landlord. Qui avete notato come non sia realmente di grande esplosività. Aveva una discreta posizione per salire, ma in realtà poi ha giocato sotto il ferro. Le stoppate sono più che altro frutto del suo enorme tempismo, più che della verticalità assoluta. Dicevamo JJ Redick, giocatore che ad ogni latitudine non riscuote grande simpatia, anche perché in effetti gioca con questa clamorosa sicurezza. Poi è semplicemente il primo dal punto di vista realizzativo nella ACC, è il migliore dalla lunetta di tutto il paese, è il migliore come numero di triple piazzate a partita, ne mette quasi 4 per gara. Insomma, tanto simpatico non può essere. No, poi avremo un po' di storie su di lui. Questa volta vogliamo approfondire il tema JJ Redick. Vi dico soltanto che, come credo sia Cacà, è figlio di una coppia di born again Christians, cioè di cristiani rinati, non so se la traduzione sia corretta, che quindi per esempio hanno deciso che fino ai 9 anni gli facevano scuola loro. Lui non è andato a scuola come gli altri bambini, sta a casa perché papà e mamma lo devono istruire per quello che richiedono i born again Christians. Già qua lo dividi dagli altri, lo dividi parecchino dagli altri, perché lo fa in un'età in cui normalmente si comincia a imparare a socializzare. Intanto avete visto che qui sta succedendo di tutto. Williams Marvino, secondo me è uno spettacolo tecnico incredibile. Recentemente il general manager di EMA ha detto: ecco, noi però per vederlo giocare per davvero dobbiamo andare in allenamento, ma perché non è che lo faccia giocare tanto. Qua per la verità non aveva grande posizione difensiva ed è stato battuto a centro area dalla gran schiacciata di Sheldon Williams. Un po' perché in realtà è una guardia, solo che Roy Williams non te lo fa vedere e non è neanche interessato a farlo, perché non lo aiuta dal punto di vista tecnico a farlo giocare da due. Ma altro brutto passaggio per Carolina, scusami Fede, ti ho interrotto. No, poi è arrivata la stoppata su l'ennesimo Williams, cioè Jawad, se la partita dei Williams non se ne può più. Però ogni tanto ci sono dei momenti in cui Carolina non sembra Carolina e Duke non sembra Duke. Sì, e il trattamento di palla di Carolina è piuttosto modesto. Dicevo di Williams Marvin che obiettivamente il trattamento di palla è quello che lo farà giocare 2-3 nell'NBA. Ancora una lotta furibonda per il possesso, la palla è per IA Blue Davis, la regia continua ovviamente a seguire la coppia, sì, del momento. E meno è con due falli, forse andrebbe attaccato un po' di più da Redick, che continua a dimostrarsi un giocatore eminentemente periferico.
E come vedete lui e Ewing sono i migliori realizzatori. Adesso Redick costretto a scaricare dall'eccellente aiuto difensivo, però ancora una volta la palla arriva col contagiri nelle mani di Sheldon Williams. 3 su 4 per lui dal campo. E qui Sheldon Williams ha ancora posizione profonda contro Marvin, e obiettivamente Marvin lì non riesce a difendere. E qua ogni azione peraltro è anche difficile da commentare perché succede tutto. Sì, c'è un ritmo frenetico, poi c'è Felton che ogni tanto fa delle cose di bellezza abbacinante, ogni tanto fa delle fesserie clamorose. Qui per esempio è andato lui ad aiutare su Redick costringendolo a questo scarico, salvo poi la velocità di mani di Nelson nel trovare Will. Il problema è che la difesa su quei riccioli che Redick prende in un modo straordinario, strisciando con la spalla contro la spalla del bloccante, come dice Izzo, è da filmare solo per questo. Genera un'attenzione del resto della difesa tale per cui se la palla poi esce da quella situazione di raddoppio e c'è un altro buon passaggio dentro, come è stato il caso, la difesa non riesce a ruotare completamente. 62-7 in stagione per Jackie Manuel, non esattamente JJ Redick. Ecco, altra cosa che l'ESPN vi racconta, mi è successo a misfatto, cioè Manuel è andato in lunetta, Manuel ha convinto la sua fidanzata a sposarlo la settimana scorsa mettendo le parole in bocca all'orsetto parlante. Tipo, mi vuoi sposare? Pla, pa, pa, pa. La notizia purtroppo è finita nelle mani di quegli assatanati che credo che adesso al tiro libero gliel'abbiano ricordato. Will you marry me? Una roba del genere. Qualcosa sì, ma un po' più pesante. Ecco, tanto per distinguersi come sempre. Ancora Duke va a colpire con una tripla, 5.54 per chiudere il primo tempo e rimette il naso avanti Duke, però Felton dall'altra parte trova il tap-in. E la tripla era di Lee Melchioni che è arrivato al campus senza borsa di studio e adesso può essere decisivo in questa gara. Beh, Melchioni in precedenza si è buttato sul parquet per togliere la palla dalle mani di Felton e c'era anche quasi riuscito. Qui Sean May invece va nettamente tardi a cercare la stoppata, arrivano due per Nelson. Posizione profonda nelle ricezioni dei post di Duke e cattivo lavoro in aiuto dell'altro lungo, ne nascono quasi sempre tiri facili per gli avanti di Duke. Jawad Williams sbaglia, Melchioni recupera il rimbalzo, mister utilità, il giocatore con il numero 13 in maglia Duke, nuovo possesso per i Blue Devils. Guardate come approcciano diversamente le rispettive azioni. Duke con molta calma usando il cronometro, Carolina correndo come pazzi. Sono i due approcci tecnici decisi dagli allenatori e proprio Krzyzewski, che è stato a un ritmo più alto su questo campo, sta chiedendo ai suoi di abbassare il ritmo. Redick sul raddoppio scarica molto bene, è un giocatore di rara intelligenza, però il tiro di Randolph a Gini Melchioni va corto. Beh, del resto credo che coach Williams non sia dispiaciuto di avere un tiro di Melchioni da tre alla fine di un'azione di Duke, tutto sommato. Però è interessante notare un pick and roll eseguito da una guardia e un'ala, entrambi pericolosi da dietro l'arco. Beh, in un caso un pochino più che pericolosi da dietro l'arco. Diciamo mortiferi? Sì. Siamo d'accordo così. C'è un po' di pressione adesso nei confronti di Ewing, che chiude in modo inopinato il palleggio ed è costretto a chiamare un time out per uscire da Alcatraz perché non aveva alcun angolo di passaggio. Questa è una situazione tecnica che Carolina usa da parecchio tempo a questa parte, diciamo nella gestione Smith 61-97. Qui andiamo invece al pregame a vedere esatto come McKenzie ha preso poco sul serio i tifosi, e questo è tutto il college basket, tutta la rivalry. Maccarone, tu mi provochi però qua, perché veramente è andato davanti a questi pazzi pitturati urlatori a dire non vi sento, cos'è, cosa state dicendo, e poi prendeva il tiro, anche perché in ogni pregame è tradizione che McKenzie entri un'ora prima dell'inizio, certo, della partita e cominci a tirare. Sì, tirando prima da 10 centimetri e poi finendo dopo i tre quarti d'ora da 9-10 metri. E il bello è che la mette da 9-10 metri come da 15 centimetri in questi riscaldamenti, è veramente impressionante. Tra i Cameron Crazes uno ha avuto il grande privilegio, prendetela così, sono studente universitario, di poter indossare il costume del gorilla per tutta la durata della serata. Che fortuna! Paola, quanto c'è la salute? Esatto, c'è tutto. 4 minuti e 10 per chiudere il primo tempo, ancora il vantaggio di 3 punti per Duke e ancora il 3 difensivo, Dockery costretto a ingoiarsi il pallone grazie alla difesa di McKenzie. La difesa in aiuto e recupero e la run and jump che sono proprio sintomatiche di Carolina su certi punti del campo sono in vigore da 40 anni, perché no, anche stasera.
recupera però in vigore la palla persa anche per UNC, siamo già in doppia cifra, ci sono 3 minuti e 47 sul cronometro del primo tempo. Calcolando il numero di possessi, Carolina riesce a stare abbondantemente a contatto. Eh sì, considerato che spesso non arriva al tiro perché butta via il pallone, Redick va via sulla destra, ancora una volta chiuso da un aiuto difensivo, costretto a riaprire per Ewing. Si riparte da zero, ricomincia Ewing che vede lo spazio. Il difensore era convinto che lui sarebbe andato verso il blocco per giocare il pick and roll. Ewing ha letto molto bene la situazione qua. Situazione di motion offense a cui Redick non riesce a generare il tiro dopo che l'ha messa per terra, perché contro la difesa di Manuel francamente non riesce a liberarsi. Questa mi sembra l'assoluta verità. Anche se poi magari Redick mette il tiro per vincere la partita a un secondo dalla fine, mi sembra evidente che in una logica NBA di me non ne possa trovare tanti. Qui vedete il record all'interno della ACC e in stagione, dicevamo in precedenza, una vittoria in più per Carolina, ma Duke rimane ovviamente sempre lì, 68,1% nell'intera stagione per i tiri liberi di Daniel Ewing, che ne ha ancora uno a propria disposizione. Nel silenzio più totale del Cameron Indoor lo mette e porta a più 5 i suoi Dukes, 2 su 7 dal campo ma 2 su 2 dalla lunetta per Daniel Ewing. Altra palla quasi persa da parte di Carolina, Nelson ci ha messo la mano, poi arriva la palla 2 e vedremo la legge truffa chi prende. È ancora molto ingenuo Marvin Williams in questa situazione, si è molto preoccupato di ricevere, di non guardare la posizione del suo difensore. Il trattamento di palla in quel punto del campo sta diventando decisivo sull'esito della partita. E direi che la legge truffa premia nettamente Duke, quindi palla persa numero 11 per UNC, 7 quelle di Duke come vedete. Interessante questa statistica sul tempo del possesso che è normalmente applicata nel calcio, e come avete notato c'è quasi un minuto in più di possesso a palla da parte di Duke, che è tanto. Duke che ha ancora un possesso, quindi può incrementare questo tempo. C'è ancora Dockery in campo per gli esterni, azione molto insistita in questo caso da Williams, arrivano altri due. Direi che Marvin fa proprio fatica difensivamente a questo livello a tenere gli uno contro uno dei giocatori più piccoli di lui. 37% dal campo per Duke e qui siamo in regime normale, ma avete visto Carolina sta tirando con il 32, molto molto più basso della media. E di tiri buoni non gliene hanno concessi molto. Duke è una squadra difensiva e sa che può vincere questa gara esclusivamente con quello che genera difensivamente. Tra i giocatori meno amati della storia di Duke, ovviamente dagli altri, anche coach Wojciechowski, detto Wojcio, un video scudiero di Coach K, che ha negato nel modo più assoluto di girare lui la manopola del termostato per far alzare la temperatura all'interno del Cameron. Ancora una palla persa per Raymond Felton, che forse dei Tar Heels è quello che sta sentendo maggiormente le difficoltà di questa partita, sta sentendo maggiormente la pressione di questa difesa. Palla persa numero 12, adesso la difesa di Felton si allunga nei confronti di Ewing che gli va via, usa il ferro Daniel Ewing. E Felton sta facendo fatica stasera, un assist per 4 perse nel suo primo tempo. Ed è un rapporto che non è quello normale per lui, fischio lontano dalla palla, ancora un fallo per la difesa. E tra gli altri suoi problemi la marcatura di Ewing, che sta giocando una partita memorabile. Ho qualche dubbio sul fatto che Ewing sia un gran playmaker, perché a mio modo di vedere fa un po' fatica contro la pressione, però è un giocatore che a livello collegiale ha cambi di ritmo, accelerazioni, e qua ha tirato fuori anche una mano sinistra notevole. E in effetti per il momento dal punto di vista tattico Duke sta guidando la partita, perché abbiamo detto dei Tar Heels, stiamo parlando di una squadra che mette 92 punti di media, ma soprattutto per ogni partita distribuisce 21 assist. Questa sera le linee di passaggio non sono così pulite. E Marvin Williams, che di solito tira l'80% dai liberi, stasera sta imparando che cosa vuol dire tirarli a Cameron. Davanti ai Cameron Crazies che te ne dicono di ogni. Non assomigliano ancora a quelli che si tirano dalle altre parti. No, neanche un po'. Ancora il palleggio vivo per Ewing, poi con un miracolo riesce a controllare DeMarcus Nelson, che ha avuto un notevole impatto su questa partita fino ad ora. Ancora una penetrazione che viene forzata da Dockery e ancora una palla che grazie al tabellone va al fondo della retina. Quel vantaggio comincia a diventare interessante, doppia cifra più 11.
e comincia a diventare dura per Carolina, perché i Dukies più segnano e più si gasano nel vedere che i loro avversari invece stanno facendo un'immensa fatica. Arriva una stoppata che viene considerata ancora una volta fallosa. 1 minuto e 36 da giocare, UNC deve assolutamente mettere un paio di canestri per limitare il danno. Questa partita è giocata fuori da questo edificio, vi posso garantire sarà un po' diversa. Io credo che quest'anno tra queste due squadre ci sia una decina di punti per Caroline, ma lì dentro, come diceva giustamente Coach Williams, Roy Willa, wow, favoriti chi al chiedere? Beh, del resto avete visto le ultime inquadrature, potete far cadere uno spillo, non arriva al pavimento per quanto è pieno questo posto, per quanto la gente è compressa. Meno è ancora in lunetta quei Casis e l'orsetto, però per fortuna l'edificio per 6 secondi forse. Sì, adesso vediamo sul secondo se ricominciano, magari tirano fuori anche l'orsacchiotto, ma non poteva aspettare qualche giorno per chiedere alla fidanzata, o non poteva usare un sistema diverso dall'orsacchiotto? No, qui stanno contando countdown. I secondi, sì, stanno facendo adesso. Il countdown. Sì, ancora una volta l'ESPN saggiamente non fa vedere dalle altre parti, potrebbero esserci bambole gonfiabili e tipo, almeno i fiori gliele hai dati, ancora una volta più rotonda di così però. Come si suol dire, they know their chickens, conoscono i loro polli e non esagerano nell'inquadrarli. Il tiro dalla lunghissima distanza per Ewing non va, lotta ancora una volta furibonda per andare a rimbalzo. Dockery si tuffa tra la folla ma non riesce a perfezionare il possesso che torna a Carolina. Cattivo trattamento della palla sul perimetro, quasi tutta la tradizionale secondaria annullata. Difficoltà a parte Sean May di trovare punti quando la palla scende sotto la linea di tiro libero. Felton che ha perso più palle di quanti abbia dato, e McCann sotto controllo. Il primo tempo dei sogni di Duke. Tra parentesi, Sean May è stato messo poi nelle condizioni di non nuocere più di tanto, anche se adesso lotta e recupera il rimbalzo subendo il fallo. Gli sono state spesso negate le ricezioni che lui preferisce, ovvero in zona post basso, magari con la possibilità di essere già in movimento. Si è adeguata molto bene anche in questo senso la difesa di Duke. Decisamente, May conosce molto bene Reddick, che sono stati compagni, diciamo così, nazionali giovanili. E si è sempre mandato proprio quel ragazzo strano con la maglia di salute che viene dalla Virginia. Anche in riscaldamento non tira mai meno di 9 metri al canestro. E il motivo c'è, perché poi si è visto che cosa ne fa. 2 su 2 per May, che è un buonissimo tiratore di liberi, supera abbondantemente il 75%. Per un lungo è un evento da ricordare a livello di college basket. Ultimi 50 secondi del primo tempo, Duke li inizia con 7 punti e il possesso del pallone, ancora una volta palleggio chiuso, si va da Redi che questa volta non ci crede allo spazio, e figuriamoci se non ne approfitta per piazzare la tripla. Esatto, aveva troppo spazio, nemmeno lui se ne è reso conto fino a che non ha ricevuto, e lì ha messo il tiro classico della sua carriera. Comunque è vero che sulla carta Carolina è favorita nei confronti di Duke se non si gioca al Cameron Indoor, ma è altrettanto vero che questo qui è frustrante, perché nel momento in cui, guardate, uno arriva in ritardo di un secondo, ed è Noel nella situazione perché non c'è Jackie Manuel, arriva il canestro, ti massacra una roba così. Rilascio della palla straordinario, veramente un giocatore atipico per gli standard moderni. Direi che rispetto all'anno scorso è in condizioni fisiche nettamente migliori, ha lavorato sia sull'alimentazione, e finalmente Marvin mette un leader al Cameron, il primo della sua carriera, e anche sulla condizione fisica generale, proprio un atleta migliore rispetto all'anno scorso. Un atleta migliore, un giocatore incisivo al 100% per i Blue Devils. Docker è ancora in palleggio, presumibilmente con l'ultimo possesso del primo tempo. Soliti blocchi per Redick, che giustamente va alla ricerca di Nelson, arriva la stoppata nei confronti di quest'ultimo. Stavolta la rotazione di May ha strafunzionato. Sì, May sta giocando veramente una grande partita, e non è la prima volta contro Duke, suo anche il passaggio a Marvin Williams in una delle azioni precedenti, nettamente migliore per quelli con la gradazione di più meno intensa. Anche perché in effetti fino a questo momento McKenzie e Felton non hanno dato quello che ci si poteva aspettare da loro, ma ci sono ancora 20 minuti di secondo tempo da vivere. Invece sono 6 secondi per chiudere il primo tempo. Ancora una volta Ewing si butta dentro, ma stavolta Felton intercetta, non arriva a prendere il tiro dell'Ave Maria. Si chiude il primo tempo con i Blue Devils in vantaggio nei confronti dei Tar Heels.
le giocate chiave fino ad ora della partita. Qui il consegnato di Sean May, ma la stoppata di Williams. È lui, the landlord, l'uomo che ha creato una difesa per cui sei costretto a cambiare non solo le parabole ma addirittura il tiro. È anche grazie a lui che i Duchi sono avanti di 7 nei confronti di Carolina dopo 20 minuti di partita, ma ce ne sono altri 20 da vivere tutti insieme. Per tutte un solo grande sogno, la Serie B, è su Sky Sport. Puoi scegliere di vedere solo la partita che preferisci. Chiama l'199 100 200, digita il tuo numero di smart card e il codice di riferimento dell'incontro che vuoi vedere. Per la sesta giornata di ritorno, Arezzo Ternana, Ascoli Catania, Bari Verona, Cesena Venezia, Empoli Piacenza, Modena Pescara, Perugia Salernitana, Torino Crotone, Treviso Triestina, Vicenza Genoa. Prova il calcio in pay per view. La Serie B si gioca su Sky Sport. Ci sposiamo qui? Ora? Non c'è nessuno. Dai, che invitiamo tutti. SMS. Foto. Chiamate. Suonerie. Tutto a metà prezzo con Maxi Fan Team. E la prima settimana è gratis. Adriana, vuoi sposare Diego? Sì. E tu? Vuoi sposare Adriana? Scusa un attimo. Il basket raddoppia sulla Gazzetta dello Sport. Più campionato, più coppe, più NBA, tutti i giorni. C'è una notte magica in cui anche i sogni delle stelle diventano realtà. Thank you. Su tutti i canali di Sky Cinema, un mese dedicato al premio Oscar. In diretta e in esclusiva da Hollywood, la sfilata delle star e la notte degli Oscar. Thank you. I film che hanno scritto la storia dell'Oscar. Non posso aver sognato. Brividi, azione, effetti speciali da Oscar. I grandi autori premiati. Sarai il prodigio di questo secolo. E l'unico che ancora sta aspettando. Hai abbastanza fegato per regalarci un gran finale? I campioni della statuetta. Tu vai verso la guerra, ma non verso la vittoria. E un omaggio alla signora dell'Oscar. Come hai fatto a trovarmi? Oscar Mania, a febbraio. Su Sky Cinema. Il Cameron Indoor Stadium è una polveriera per i tifosi di Duke che stanno vivendo il super derby contro Carolina. Siamo a The Game, il derby della Tobacco Road, e Sean May si presenta con un movimento di uno contro uno che viene stoppato questa volta da Reto. In aiuto, perché la marcatura principale su May è di Sheldon Williams, e le immagini con cui abbiamo chiuso il primo tempo ci dicono da dove nasca la difesa di Duke e alcune delle cose che si possono permettere sul perimetro, avendo di dietro The Landlord, che è chiaramente uno dei migliori difensori del college basket. Si butta dentro, infatti arriva un altro stoppone da parte di Williams, si butta dentro l'altro Jawad Williams, subisce questa stoppata. La difesa comunque rimane sempre un po' allungata per Carolina. Comincia l'azione dei Dukies con Redick decisamente disturbato in questo caso da McCamp, che lo costringe allo scarico. La palla arriva nelle mani del possibile tiro a tre che non va per McCamp. Quella precedente è la 75esima stoppata di Sheldon Williams, che ne ha date 111 l'anno scorso in tutta la stagione. Sta migliorando, poi altera molti tiri, veramente il cuore pulsante di questa difesa, che permette anche un po' di gambling, qualche scommessa sul perimetro agli esterni, perché obiettivamente questo giocatore ha una capacità di lettura di quello che avverrà fuori dal comune. In più, già diciamo le cose come stanno, hanno molte regole difensive a Duke, specie con una squadra con poco talento come questa, sanno che si vince nella prova di metà campo. E la regia ha inseguito a lungo l'immagine di Raymond Felton, sicuramente il più frustrato tra i Tar Heels per come sta andando la partita fino a questo momento. Sta facendo un'immensa fatica. Uno dei temi tecnici di questa partita era, siccome è presumibile che si vada agli ultimi tiri, i giocatori di Carolina, che sono coinvolti quasi sempre nei cosiddetti blowout, cioè in cicloturistiche, non sono abituati a giocare tanti minuti quanto probabilmente sarà richiesto questa sera.
E questo davvero potrebbe essere una delle chiavi della partita, il fallo di Zoccheri sull'arresto e tiro porta la possibilità di andare, credo, in lunetta perché c'era un movimento di tiro. Vediamo qual è la decisione, no, è rimessa da fondo, come non detto, rimessa tra l'altro non facilissima per la gestione dei Tar Heels, ancora difesa individuale invece per Duke, consegnato a Felton che vede lo spazio, preferisce andare con l'extra pass e fa bene perché arriva la schiacciata di May. Splendida rimessa di Carolina, magnifico attacco e il decimo punto di Sean May. Sarebbe stato fondamentale per Carolina anche il fallo di Sheldon Williams lì, però Sheldon Williams che è molto migliorato con la capacità di trattenere il corpo, è stato 10-15 centimetri più indietro del solito e ha evitato il fischio contrario. Però attenzione perché questa giocata di Felton che poi ha servito May potrebbe mettere il numero 2 in partita, sì. Perché fino a questo momento abbiamo detto che non c'è stato moltissimo. Randolph in palleggio per il nuovo attacco dei Blue Devils, si ricomincia a stabilire le distanze, l'uscita di Redick, lo scarico per Ewing sul raddoppio, certo che Redick ha letture, se la cava piuttosto bene, sì. Perché Ewing sbaglia ma il tiro era eccellente. Come avete notato l'aggiustamento di Williams è di mandare in aiuto sul core l'altra guardia, il che alla fine sullo scarico concede un tiro a Ewing che tecnicamente ci sta più della palla dentro, se l'aiuto viene fatto dal lungo, mi sembra che sia la scelta di Williams dopo l'intervallo ormai definitiva. E in effetti in precedenza Ewing aveva molto spazio proprio per questo motivo. Eccolo qui il passaggio pazzesco di Felton per Sean May che poi si è mosso davvero con grande leggerezza al di là di quello che il suo corpaccione potrebbe far pensare. Duke torna in attacco con 5 punti e con il 38% dal campo, finora ha tenuto UNC al 32, questa credo sia la notizia del giorno. Eh sì, qui Ewing scivola e a oggi direi Raymond Felton una tarda prima al draft NBA se si dichiarasse al prossimo. Ed è tutto da vedere, uscirà da Duke sicuramente invece Daniel Ewing. Qua guardate che cosa succede a Chapel Hill dove tutti stanno seguendo in diretta questa partita, c'è proprio la casa di North Carolina. Ancora Felton in palleggio, uscita e ricezione per McKenzie, altro che ancora deve entrare nella partita, ci è entrato Sean May cui viene sputato il tiro ma ci pensa Williams col tapis. Esatto, Jackie Manuel viene a dare anche un contributo nell'altra metà campo, classico giocatore alla Cooper, se vi ricordate il tiro avversario di Larry Bird ai tempi dei Lakers, non con quel talento offensivo ma tecnicamente e fisicamente molto simile, strutture, ossee lunghe, grandi difensori in grado poi di giocare agili come quella. Se volete un particolare proprio legato all'aspetto sociologico, Carolina è molto più legata al tessuto connettivo dello Stato, oltre l'80% degli studenti di Carolina sono dello Stato della Carolina, dall'altra parte invece quelli di Carolina dicono ma sono quelli degli New Jersey, della Georgia, tutto tranne che Carolini. Sheldon Williams in lunetta, in precedenza abbiamo visto sul replay il fallo commesso nei suoi confronti da Sean May, per la verità ce n'era uno precedente di Felton che gli arbitri non hanno registrato. Se volete un altro particolare della rivalità, l'acronimo ACC, che sarebbe per Atlantic Coast Conference, viene letto a seconda della fazione. Another Carolina Choke, un'altra partita dove Carolina se l'è fatta addosso e ha perso, oppure Another Carolina Championship, un altro titolo per i Carolina Blue. Scusate, mi tardi. Non ti chiedo da che parte devi stare per dire queste due cose perché mi sembra abbastanza ovvio. Ancora May a rimbalzo d'attacco, è attivissimo in queste situazioni, più volte la punta delle sue dita ha corretto dei tiri sbagliati dai compagni e UNC si è riportata ancora una volta sotto. Quasi tutti i duelli quando sono coinvolti direttamente tra Williams e May sono stati vinti da Williams, ancora una volta scuola alla Cooper di difesa da parte di Manuel. Veramente, qui JJ Redick che proprio ha fatto una roba da frustrazione totale, ha cercato un tiro dove non c'era la possibilità di prenderlo. Il tiro che abbiamo visto libero era nella gestione Noel, non nella gestione Manuel. E infatti per quello che non ci credeva, è stata la prima volta nella partita in cui è uscito con un metro di spazio da un blocco, qui invece ha proprio buttato via il pallone. Felton va e trova il contratto di Lee Melchionni, un fallo abbastanza inutile in questo caso nell'aiuto di Melchionni. Vogliono mettere pressione su Felton anche dal punto di vista fisico, colpendolo in queste situazioni, però un fallo buttato via in una logica di partita di questo genere, però gli vogliono far sentire il corpo addosso, qua l'hanno colpito abbastanza chiaramente sul costato, vedete su tutti gli show forti della difesa c'è un colpo, così per fargli capire che sempre Cameron, eh?
E Melchiomi mette la mano sul pallone, dicevamo, giocatore che spesso ha degli impatti nelle piccole cose, nelle cose sporche, delle partite notevoli, e anche questa sera qualcosina sì. Fa. Per le missioni sporche lì Melchiomi è perfetto, sempre uscito dai Sopranos. È lo 007 in questo senso, con licenza di far qualunque cosa, compreso prendere a dancate l'avversario sul pick and roll. Il tiro da tre non va, il rimbalzo è catturato con grande rapidità da DeMarcus Nelson, che poi va in uno contro uno, trova lo scarico per Williams che si butta dentro e subisce ancora un fallo. Williams stasera sta davvero giocando la partita giusta per lui. Eh sì, bella partenza questa, rivalry fact. Stiamo parlando del 53, quando il prezzo d'ingresso era un po' meno salato di oggi, a $2. E qua guardate, ci sarebbero talmente tante storie di quello che sta succedendo sul terreno di gioco. Cosa è uscito da Carolina? Beh, bene. Insomma, fai un po' te. Vorrei ricordarvi che su questo terreno di gioco Larry Brown, che è uscito lui pure da Carolina, anche se non è in grado di essere messo in quella lista, si cacciò in una rissa con Art Heyman, che richiese l'intervento della polizia per sedarla, perché poi diventò tutti i blu di Carolina contro tutti i blu di Duke. Larry Brown da Brooklyn, New York. Sì, quel Larry Brown. Play the right way. Play the right way. È lui. Quella volta non era tanto the right. Beh, diciamo che anche da Duke sì. Non è che sia uscita della robaccia. Dawkins, che attualmente è in panchina di fianco a Krzyzewski, sembra indicato come il suo successore quando Krzyzewski dirà, beh, basta così. Attualmente Krzyzewski allena. Che succederà? Prima o poi succederà. Queste sono i pennants, sono le maglie ritirate dei Dukies. Entrare in questo campo è come visitare St. Andrews se siete amanti del golf. Beh, effettivamente è un oggetto, un luogo di culto sì. Dal punto di vista del college basket. McKenzie ha messo la tripla? Sì, McKenzie ha messo la tripla ed è un Mona Lisa. Quando vedete Mona Lisa al Louvre, ma così piccolo? Ecco, è la stessa sensazione entrando qua dentro. Ma è piccolo così. È bella anche il parallelo. Si usa negli Stati Uniti. Perché in effetti è davvero piccola la Mona Lisa, intanto è grandissima la mano di JJ Redick, che in questo caso ancora una volta si è ritrovato con 50 centimetri davanti. Guarda caso, il suo difensore è Noel, poverino. Questo tira in un modo però irreale, rilascio della palla mozartiano. Paradisiaco, 3 di vantaggio per Duke e recupero ancora una volta difensivo. Questo è Shavlik Randolph, che poi non sarà bello da vedere, però in palleggio parte su Bicervalli. Sì, ed è un giocatore comunque efficace che fa il suo, anche se a livello di high school si aspettava un pochino di più da lui, una volta che lo si era osservato e scrutinato. Qua andiamo invece a rivedere l'uscita di Redi, che io non si può dire che il difensore non ci arrivi, è che l'altro ha dei tempi di rilascio veramente incredibili. Se guardate la rotazione della palla, sapete già dove va. Arriva veramente con mezzo secondo di ritardo, mezzo secondo. Nelson però, non era nello script. Esatto, stavo dicendo, poi però se anche Nelson la mette così con grande facilità, allora ditelo. Perché a questo punto davvero si fa complicata la cosa. 38% da 3 per Duke, dall'altra parte si va con i tiri ad alta percentuale. Krzyzewski è incredibile, perché dai suoi giocatori ottiene in queste partite probabilmente di più di quello che siano in grado di dare. È eccezionale il livello di partecipazione emotiva dei Duke, e fisica e mentale. McKenzie è entrato nella partita, gli ultimi 5 punti di UNC sono i suoi. May qui viene terminato con una certa qual decisione da parte della difesa, il fallo è fischiato a Randall. E qua avete visto che May probabilmente è mezzo secondo indietro dall'andare a schiacciare direttamente sulla ricezione, ha consentito l'hard foul, che non fa male, cioè a lui sì, ma non fa male nel contesto, perché probabilmente andremo a punti lo stesso, però in condizioni come quella in cui lui ha ricevuto, ecco, se quella palla arriva a Marvin Williams, scrivete due, poi vediamo eventualmente per la prossima. Beh, si porta a casa anche il canestro probabilmente, perché sì. Ha una reattività diversa. Sì, sì. Comunque 5 su 11, 13 e 13 il fatturato serale per Sean May, che soprattutto nella prima parte della partita è stato sostanzialmente l'attacco di Carolina. Adesso McKenzie è entrato nella partita, aspettiamo sempre Raymond Felton, che finora ha più spento che acceso. Sì. L'idea di andare da un giocatore leggermente rotondo e fargli notare
Le sue rotondità è storica nel college basket. La mia preferita al riguardo è, credo, a Tennessee, ai tempi dell'ACC, Charles Barkley, che si mangiava due pizze giganti prima della partita, ha visto arrivare uno studente vestito però da Domino Pizza, cioè una catena di pizze, e dice: cosa le porto, signor Barkley? Questa è carina. Ancora ai tempi di Sir Charles, del Round Mound of Pizza. E beh, peraltro diciamo che Charles Barkley era un rotondetto, cattivo, no, però rotondetto. È entrata nel ha perso una quindicina di chili. Vorrei segnalarvi sempre, per parlare di pizza, che la Domino's Pizza e le altre catene di pizzerie che sono attorno a Durham consegnano direttamente alla tenda di Shechesville. Me la porti alla 23, grazie. Arrivano alla tenda e ti danno la pizza, che è il cibo base dei tendopolisti. Beh, peraltro è un business pazzesco quello della pizza alla tenda, perché in effetti, essendo tutti lì, giustamente ci si è organizzati perché possano ricevere le loro pizze direttamente alla canadese. Ed è un business mostruoso, perché gli studenti in sostanza si cibano solo e soltanto di pizza. Mentre noi parlavamo, la ESPN ha fatto un piccolo flash su Redick, citando l'argomento di cui parlavamo in precedenza, e cioè la sua condizione fisica è molto molto migliorata rispetto all'anno scorso, e quindi in alcuni contatti lui subisce meno rispetto a quello che poteva subire 12 mesi fa. E peraltro ha lavorato in palestra per tutta l'estate proprio per rinforzare la parte superiore del suo corpo, e il risultato di questo lavoro si vede decisamente. E poi ha cambiato numero di cellulare, perché l'anno scorso era finito nelle mani dei voracissimi tifosi di Maryland, che gli mandavano 75 messaggi a sera, di cui due o tre sei l'antigristo. Oh, addirittura! Sì. Oh, che cattiveria! Beh, Redick. Intanto ennesima palla aperta per UNC alla ricerca del che contropiede. Per un forno che è in Christian è un insulto nemmeno da buttare. Infatti è una roba veramente... Godiamoci la componente tecnica di JJ. Anche perché ne vale la pena. Eccolo qua in palleggio, cambi difensivi sistematici quando lui gioca un pick and roll, perché non vogliono rischiare che prenda neanche mezzo metro di spazio. Felton in questo caso lavora molto bene in difesa, arriva lo scarico per Nelson, due triple per lui al segno. Sta diventando il classico convitato di pietra della partita. È successo spesso tra queste due squadre che un giocatore di cui non si era parlato, mi ricordo Sir Zwicker, l'olandese che non volava una volta a dominare una gara di questo genere, Jimmy Black, era Jordan, giocatori che non hanno grande reputazione o pubblicità, che poi diventano decisivi. Saltano fuori in questo modo. Le due triple di Nelson davvero potrebbero avere un peso specifico enorme su questa partita. Ancora Redick che va uno contro uno. Avete visto anche la sua capacità di verticalizzare, figlia del lavoro fatto in palestra, perché per fare una cosa del genere ci vogliono gambe molto molto forti, e le sue sicuramente la spinta gliela dà. Sì, è proprio molto migliorato, definito il miglior tiratore che io abbia mai allenato da coach Cieschi, non il più odiato perché Lazer, come detto, è 1-2-3. Lui casomai il quarto. Casomai il quarto. E qua lì Mecchioni, grido lì, che però non porta fortuna. Non porta fortuna e non trova il fondo della retina. Intanto vedete 13 punti provenienti dalla panchina per Duke, 7 quelli di Carolina, e questa è una buona notizia per Coach K, che abbiamo detto ha la panchina più corta. Intanto Williams però dai 5 metri. Infatti anche tutti i punti di Carolina li ha fatti Marvin con questa ennesima magnifica conclusione, però quello è un dato sorprendente. La panchina di Carolina di solito è una forza. Qua ancora una volta principi tirano il jump, battuta molto bene. Carolina sta proprio soffrendo sul terreno, sta molto molto soffrendo. McCants adesso rischia di perdere il possesso, poi arriva il fallo di Dockery nei suoi confronti. McCants ha rischiato seriamente di vedere questa palla finire a fondo campo, però ha delle dita talmente agili che ha recuperato una palla imbizzarrita. In questo momento contro le tracce Carolina, gli esterni dietro di Duke stanno avendo quasi sempre la meglio, anche perché non puoi dire che non te le aspetti contro di loro. Andiamo a rivedere però l'eleganza del jump di Marvin, tenetelo presente, perché poi direte: ah, tira così a livello NBA. Certo, lo faceva già ai tempi del college. E poi avete visto come JJ Redick sia stato nettamente in ritardo sulla rotazione, e gli scout NBA dicono che in allenamento tira tranquillamente anche da 3 a livello collegiale, che può diventare un 3 NBA. Chiaro che se fa una cosa del genere, tipo una tripla
Al Cameron, il momento chiave della gara, viene scomunicato da Raul, sospeso a divinis, e quindi fino al gomito sì, da lì poi bene ma non bene. All'istante Williams non solo lo mette in panchina, lo butta fuori direttamente dal campo. Ancora un tiro libero a disposizione di Rashad Nakansa, che sta mettendo a posto le proprie cifre e a quota 8 punti, ma come vedete 2 su 8 dal campo, soprattutto un primo tempo decisamente sotto il par. Sempre 3 di vantaggio per Duke. Sì, fino adesso, a parte un bellissimo canestro nei primi 5 minuti della gara, la cosa migliore è lo sbadiglio davanti a Cameron Craigis. Sì, con dita nelle orecchie, intanto qualcosa è finito sul terreno di gioco, c'è scribacchiato qualcosa su queste scarpe, non sappiamo a chi appartengano, vediamo se sale l'inquadratura, è sicuramente qualcuno di Caroline a giudicare dal colore dei calzoncini, però non ci fanno sapere di Jackie Manuel. Ho sentito adesso il telecronista americano dire che si tratta delle scarpe di Jackie Manuel, chissà perché se ne va in giro con tutte queste scritte, cercheremo di scoprirlo prima o poi. Ancora l'attacco per Duke, ancora la difesa che va a disturbare il palleggiatore, nella fattispecie Daniel Ewing. E come notate, per la verità, Ewing, anche se non lo chiama, spesso ha il supporto del pick and roll con Randolph, che sale quasi a metà campo a portarglielo, perché Krzyzewski non è sicurissimo delle sue doti di ball handler sotto pressione. Per la verità qua la pressione la gestita piuttosto bene. Sì, sta imparando a gestirla piuttosto bene. Intanto dicevamo che ci sono un po' di assenze, questo è Reggie Love che ha un problema a un piede, si è rotto un piede, è stato recentemente operato, dovrà star fermo ancora una decina di giorni. Anche David McClure ha avuto un'operazione al ginocchio, gli hanno dovuto rimuovere un pezzo di cartilagine, anche per lui comunque un paio di settimane ci sarà la possibilità di tornare. Eccoci qua, l'unica cosa da segnalarvi è la routine, palleggio, spin, palleggio, spin, palleggio, spin, resto. E poi la destinazione la conosciamo, perché è sempre drammaticamente per gli avversari la stessa, ovvero il fondo della retina. Questo non era proprio preciso, lo dobbiamo dire. 13 punti, ovviamente 4 su 4 aia libere, il giorno in cui gliene vedremo sbagliare uno ridipingeremo le pareti di Sky per la novità. Gran linea di fondo intanto per Jackie Manuel, che anche sull'altro lato del campo si sta facendo notare. Buona penetrazione di Manuel, però su quel cambio difensivo Redick è finito accoppiato con Marvin Williams, e obiettivamente la difesa non sono sicurissimo possa permettersi quel cambio difensivo senza poi soffrire in una situazione in cui è stata presa una riga di fondo. E la riga di fondo è stata presa in modo perentorio. Manuel è finito in braccio ai Cameron Craigis, ne è uscito tutto sommato no, ma bene. Se nell'ultimo posto al mondo dove finire, in braccio in senso letterale ai Cameron Craigis. E la signora, fatto. La signorina che gli dà anche l'estrema unzione. Redick ancora una volta esce bene da un blocco, ma non trova il canestro da tre. McCance da tre in transizione sbaglia. Ancora un rimbalzo d'attacco per Carolina. Manuel sta facendo il bello e il cattivo tempo. Esatto, ed è l'equivalente di Nelson dall'altra parte, giocatore che sta contribuendo più di quello che ti aspettavi. E time out chiamato questa volta da Krzyzewski, che ha visto il suo vantaggio arrivare fino a soltanto un più uno. Soltanto un punto separa le squadre, qui ci fanno vedere come Manuel si metta sulle piste di Redick in difesa. Arriva il canestro con un quarto di campo di spazio ancora per Nelson, due triple, e questo canestro davvero Nelson sta facendo la differenza. Sì. Dall'altra parte canestro e ce n'è per tre sul fallo diretto. Però da un punto di vista tecnico è interessante notare che questi sono i primi punti con una giocata da due dell'intero secondo tempo, sono entrate delle triple e tiri liberi fino adesso. È molto interessante in effetti questa notazione, abbiamo detto di come Duke già nella parte finale del primo tempo si accontentasse spesso del tiro dalla lunga distanza. In questo caso addirittura sono passati 10 minuti prima che arrivasse il primo tiro da due. Splendido gioco a due tra Sean May e Marvin Williams, questa è una squadra con sempre 3-4 passatori sul terreno di gioco, però passatori di alto livello, non a caso sono il numero uno per assistenze degli Stati Uniti, a cominciare ovviamente da Felton, che raramente va sotto le 7 e mezzo, 8 monete a sera. Esatto.
Quarto fallo intanto per Shevlik Randolph, questa è una pessima notizia per Coach K. Attenzione alla situazione falli di Sheldon Williams, per il momento fermo a quota 2, però adesso dovrà prendersi cura di May in post basso. Evidentemente l'attacco per Duke parte dalle linee esterne, si cerca di andare in post anche per far spendere falli a Sean May, riapertura per un comodo tiro da 3 che va nuovamente a segno, questa volta la firma è quella di Daniel Ewing, tripla che comunque restituisce 3 punti di vantaggio e fiducia a Duke, che poi recupera ancora un pallone salvo poi riperderne il possesso con Ewing. Dimmi come esci dal time out, e tanto per cambiare Stali Sceschi escono benone, altra palla persa sul perimetro da Carolina, il tiro di Ewing per punire i raddoppi sia su Sheldon Williams sia su Redick sono fondamentali, guardate l'attenzione che genera Redick e quanto spazio avrà Ewing, poi con gli atleti che hanno a livello collegiale questo tiro risulterà contrastato almeno un po', però francamente al momento della recezione sono 3 metri e mezzo. Quel signore pelato che avete visto dietro la panchina di Carolina altro non è che David Polk, ex super agente di Michael Jordan, e va a vedere le partite fra Duke e Carolina per vedere se può pescare un altro Jordan. Ma che penso gli completi per il solo piacere. Ah beh, pensavo che volesse pescare un altro Michael Jordan che gli permetta di comprare la sua 900esima villa. Nel caso se Marvin Williams volesse poi interessarsi della questione, meglio. Noi ci siamo e la carta può frusciare senza problemi. Ancora tiro l'alto per Ewing che poi arresta e prende il tiro, e questo davvero se lo sentiva in fondo all'anima, perché non era la migliore scelta possibile. Sì, questo tiro è veramente uno di quelli che fanno la differenza all'interno della partita. Polk lavora molto meno rispetto a una volta, ha ridotto gli impegni, però 2-3 soddisfazioni se ne leva ancora. Altra palla persa forzata ovviamente di Carolina e della storia della gara, direi il numero di palloni persi in situazioni perimetrali. E non so se avete fatto caso, ma nelle ultime due azioni Duke ha sempre difeso d'anticipo sul post basso, costringendo Carolina ad usare le linee esterne, sì. E quindi questo tipo di passaggi che Duke poi ha intercettato. Sì. Le triple di Ewing punendo i raddoppi in altri punti del campo e le palle perse di Carolina rinforzano Duke a 6 col possesso, il momento fondamentale della gara. Carolina che in questo secondo tempo è spesso arrivata a un centesimo dal fare l'euro senza peraltro riuscirci del tutto, nel primo tempo era arrivata anche ad avere 5 punti di vantaggio, ma da quando Duke ha rimesso il naso avanti non c'è più stata possibilità di andare in vantaggio per Carolina. Va fino al capolinea Sheldon ma non trova il fondo della retina, dall'altra parte Felton non ha i numeri per chiudere il contropiede, si lavora quindi contro la difesa schierata, ancora un recupero, palla strappata dalle mani di Felton che poi è costretto a commettere fallo. Non ed è ancora Nelson, è ancora Nelson che è chiaramente il convitato di pietra. Quando vedo le partite a Cameron ho sempre l'impressione che siano più abituati a giocare con questo livello di umidità i Dukes, perché guardate come maltratta la palla Felton, che non è abituato a perderla così, C'è da dire che il passaggio di May in questo caso era abbastanza sul telefonato, per cui si è buttato anche Nelson nell'intercetto, però in effetti davvero vedere Felton che non controlla un possesso del genere è una grande rarità, e vedere DeMarcus Nelson giocare questa partita è una grande gioia, devo dire. Qua intanto notate che la ESPN proprio Redick lo seguirebbe ovunque, anche perché è proprio il personaggio del giorno. Sulla questione del Born Again Christian se ne parla un po' poco, perché poi magari è un argomento di un paese un po' bacchettone di cui forse non vale la pena di insistere troppo. Poi magari si può cadere nel politically incorrect, sì, magari. Si parla molto di più del fatto che ha lavorato tanto sul corpo e che storicamente Duke chiede ai giocatori che rientrano dalle vacanze di fare 8 giri di pista in 12 minuti e lui ne abbia fatti quasi 9 il primo giorno in cui gli era richiesto. Come non erano abituati così in passato, hanno visto la luce a Durham. Ha visto la luce anche Sean May, che questa sera ha sbagliato davvero molto molto poco, ritorna a segnare e subisce anche il fallo, tra l'altro il fallo è di Sheldon Williams, quindi doppio colpaccio in questa situazione per Sean May. Posizione molto profonda per la ricezione, poi contro il landlord devi portare la palla fuori dal suo campo visivo e di stoppata. Se poi sei in grado di farlo, appoggiare il tabellone e subire il fallo, somiglia a uno che andrà al draft non più tardi della 25esima, 30esima scelta.
17 per Sean May nella partita, 14 su 14 intanto dalla lunetta per Duke, e credo che JJ Redick c'entri qualcosa in questo 100% ai liberi. Eccolo qui che riceve pronto per lui il blocco di Nelson. Redick va fino in fondo, usa la mano sinistra e subisce il fallo. Altro che migliorato. Quarto di Manuel in una situazione dove lui è andato dentro con la palla. Abbiamo modo di vedere, Manuel ha dovuto spendere il fallo perché l'aiuto a centro è arrivato un po' tardi e Redick ha avuto il fischio a favore, però effettivamente è molto migliorato. Sulla mano sinistra, che non è la sua favorita, centro area, vedete quanto è vicino al canestro senza un corpo sulla linea di penetrazione. E in effetti c'è stato un netto ritardo e Manuel non era assolutamente in grado di fermarlo se non commettendo il suo quarto fallo. Adesso torna in panchina perché con quattro falli c'è troppo tempo sul cronometro, 7 minuti e 18 secondi. Non è in grado di rimanere con quattro falli in campo. E Duke non ha ancora sbagliato un libero e dubito sbaglierà il prossimo. L'argomento importante è evitare per Carolina che JJ prenda fuoco, non preso, non marcato da Manuel, che lo ha, secondo me, contenuto splendidamente. 16 punti per JJ Redick, 16 su 16 dalla lunetta per Duke fino a questo momento. Ancora May in post su Williams, usa questo braccio come se fosse una catapulta e segna un canestro di difficoltà immensa, 19-15, cifre incredibili. Mani dolcissime da clavicembalista, qual però si è assorbito il tiro che va a parte sempre da sotto il ferro perché l'elevazione è proprio poca, ma proprio il tocco è dolcissimo. Redick trova lo scarico e poi riceve nuovamente, ultimi 10 secondi per l'attacco di Duke, pronto il pick and roll per Redick che va dall'altra parte, sbaglia il tocco a rimbalzo per Williams che non riesce a perfezionare la rimessa per UNC. Alta penetrazione andando a sinistra e il fischio stavolta non è arrivato. Non è arrivato e quindi è arrivata la palla persa, Felton a condurre la transizione per Carolina che ha molto bisogno di trovare buoni tiri in questo momento della gara, un momento delicatissimo, 5 punti non sono tanti, si possono recuperare, McKenzie trova il migliore dei tiri salvo che poi lo sbaglia. Il suo tiro proprio, stanno uscendo dei tiri a McKenzie che normalmente entrano nel sonno, 2 su 11, effetto Cameron Effetto Cameron, decisamente ha avuto un buon momento in avvio di secondo tempo, poi è tornato a spegnersi, il post è negato e allora si riapre il gioco per Duke. Guardate le distanze da cui partono le azioni dei Blue Devils. 4 guardie sostanzialmente per Krzyzewski e tanto spazio per Sheldon, eccola qua, Williams a centro area, si apre proprio nettamente la difesa e le ricezioni dentro poi diventano complesse per chi deve andare in aiuto. Peraltro sei costretto ad aprire questa difesa se davanti a te hai Ewing, hai Redick, stasera hai anche Nelson perché alla fine la mette anche lui, non puoi concedere spazi e quindi è inevitabile che poi ci sia tutta la vernice anche oltre a disposizione dei tagli di Williams. Sì. E come notate il labiale di McKenzie era man, che letteralmente vorrebbe dire uomo, ma è proprio il senso di frustrazione perché non gli entrano dei tiri che cambierebbero questa partita. Sì, in effetti McKenzie è un altro tipo di giocatore, questa sera l'abbiamo visto in un momento in cui evidentemente l'influenza del Cameron Indoor si è fatta sentire per lui. 5:40 da giocare, un po' di riposo per Sheldon Williams, a 3 falli Coach K lo vuole preservare. L'unico giocatore della storia di Duke ad aver avuto nella stessa partita 5 stoppate e 5 recuperi. E scusate se è poco, 5 stoppate già sono tantissime, 5 recuperi da aggiungere, direi che davvero è una roba storica. Felton prova una backdoor che viene intercettata ancora dalla difesa, guardate la soddisfazione di Shevlik Randolph, la difesa di Duke, se i Blue Devils dovessero portare a casa questa partita è davvero da monumento. Incredibile, gli hanno tolto tutta la secondaria, gli stanno facendo perdere un numero esorbitante di palloni. Se non fosse per la serata straordinaria di May, questa partita avrebbe sinceramente già un padrone, invece è ancora da giocare. È ancora tutta da giocare perché 6 punti in 5 minuti sono un'inezia. Redick adesso prende tutte le iniziative dal palleggio, con un mezzo giro la mette, 4 su 9 da 3. Beh, siamo in media, mette 4 triple a partita. E tiro, e soprattutto non so se avete notato lo step back, ha la capacità di rientrare dopo l'aver concluso il palleggio 20-30 centimetri indietro rispetto al difensore, già che c'è anche dietro la riga da 3 punti. Eccolo qua, questo è proprio uno step back a un livello
che non credo abbia bisogno di molti aggettivi. E qui ce lo fanno rivedere, in effetti dopo la virata ha mandato letteralmente al bar David Noel, in questo caso non avrebbe potuto difendere meglio di così. Sì, anche probabilmente Manuel su questo movimento, e soprattutto lo step back è bello, è un po' di rilascio, però dopo lo step back fa paura perché non ha molta elevazione su quelle gambe. No, però in effetti con questa separazione rispetto al suo avversario ha trovato il tempo necessario per rilasciare. Intanto Felton anche ai liberi commette l'errore, qui eravamo anche in regime di 1-2. Ed è incredibile come Carolina con tutte le palle perse, 10 su 24 dalla lunetta, riesca a essere ancora uno scarto accettabile con 4 e 12 da giocare. E tra l'altro avete visto che c'è un problema al ginocchio per Ewing, che è finito per le terre, è riuscita a chiamare un time out per non perdere palla, però a quanto pare ha un problema al ginocchio. Andiamo a rivedere, qui ha fatto tutto da solo in effetti, però potrebbe esserci stato magari un problema al ginocchio, magari una leggerissima distorsione o qualcosa del genere. Ewing si rialza, si avvia verso i suoi compagni che stanno vivendo il time out con Coach K. Vedremo se sarà in grado di tornare in campo. Di certo è tornato in campo JJ Redick, che ancora porta un po' a spasso il difensore, poi doppio palleggio nettissimo, errorissimo questo, eh? Direi evidente il doppio palleggio, e si stupisce anche. Lui pensa che probabilmente la palla gli sia stata tolta dalle mani e che lui avesse quindi il diritto di rimetterla per terra. Ma la fede totale, non puoi pensare che sia cambiato il possesso solo perché uno te l'ha appena toccata. Insomma, questo è un errore abbastanza grave per JJ Redick, al di là del fatto che si tratta di una palla persa che porta ad una tripla contro ogni possibile senso per Felton. E l'uscita dal time out vale anche per gli altri, quando lo chiamano, vale a dire per i ragazzi di Roy Williams, che adesso è importante di un fuoriclasse a livello collegiale in un momento drammatico in senso sportivo della gara. E tra l'altro adesso c'è Nelson che si occupa di portar palla dopo il leggero infortunio subito da Daniel Ewing, almeno speriamo che si tratti di un leggero infortunio. Qui vediamo la lotta di Melchionni con Williams, i due certo non si risparmiano le sportellate. Sì, quello uscito dai Soprano, che l'NBA penso dovrà continuare a pensare ai suoi avi che ci hanno giocato e non a lui, anche se poi col cuore che ha meglio non dare troppi battesimi. Quasi un po' arrangiato a centrare contro Marvin. Altro che arrangiarsi, intanto continua ad essere straordinaria la percentuale ai liberi per Duke, e Nelson rischia di arrivare al career high. Sì, che è 17, sarebbe incredibile. Sì, veramente, poi ci arriva nel derby contro Carolina, lo racconta, altro che ai nipoti, campa fino a 150 anni per raccontarlo ai proprio pronipoti. È davvero straordinario. Poi notate come ci sia il silenzio più assoluto all'interno del Cameron quando tira i liberi. Sono 85 fedelissimi dell'altra squadra. Il problema è che gli 85, qua Felton si ricorda chi è, avranno i biglietti, altrettanti biglietti per par condicio al Dean Smith Center. Peccato che là entrino in 21.000 e qua invece in 9.314. E in effetti al momento della gara di ritorno sarà molto interessante vedere come si presenteranno le due squadre. Sean Docker intanto dà il via all'azione d'attacco di Duke, che tanto per cambiare passa per le mani di Redick, che tanto per cambiare non si è mai seduto in panchina neanche in questa serata, ultimi 11 secondi e Ewing è in campo. Questo ci fa molto piacere, evidentemente non ha avuto problemi al ginocchio, in questo caso ha un problema nelle sue scelte. Il pallone gli viene sporcato mentre tentava un passaggio abbastanza difficile. Qua abbiamo un overrule, quindi il possesso rimarrà a Duke. L'idea di Krzyzewski: faccio trattare la palla dai miei due di dietro, quando vanno in lunetta se la cavano, e scegliamo di giocare largo, quattro fuori, per poter giocare poi la palla dentro per Sheldon Williams. Intanto avete visto che ci sono anche degli anzianotti a bordo campo. Sì. E come notate, questa è la cosa che non devi fare con Felton, e cioè dopo la ricezione concedere di andare in campo aperto e iniziare ad andare in overdrive presto, perché poi dopo fermarlo effettivamente è un'impresa. La simulazione col manager più o meno la facevano su questa cosa, eh? Sì, non ha funzionato molto bene, perché questo in quanto ad accelerazioni non scherza niente, va a buttarsi sotto, subisce il fallo di Williams, forse ha deciso di far qualcosa per la sua squadra. Come avete notato, dopo l'ultimo time out ha deciso, dai forza, Cameron o Cameron mi interesso io, eh?
si sta veramente interessando del caso, perché ultimamente mi sembra di vederlo andare con una marcia in più. Qui tra l'altro ha costretto Williams a spendere ancora un fallo, andrà in lunetta Raymond Felton. Questa sera avete visto un solo errore dalla lunetta per Duke, un errore nel suo unico viaggio in lunetta per Felton, che questa volta il primo lo mette. Nella situazione precedente tra l'altro eravamo in sezione 1 su 2, quindi non aveva avuto la possibilità di tirare il secondo. Duke 6 su 12 nel secondo tempo da 3, sì. Mostruoso. Mostruoso, calcolando le circostanze è mostruoso. Guardate Felton come aveva intuito di aver sbagliato il libero ed è andato un attimo da recuperarlo. 1 su 3 dalla lunetta per lui, anche questo non è usuale, devo dire. E Jackie Manuel ovviamente per Redick da qua fino alla fine, come notate gli effetti si notano subito. Redick costretto a scaraventare il pallone addosso a Manuel per non perderne il possesso, però gli è stata negata completamente la direttrice verso il canestro. E Ewing da quando ha preso quel colpo al ginocchio, qualsiasi cosa sia stata, sta giocando con più tranquillità rispetto a prima. Beh, non è escluso che in effetti abbia dolore a questo ginocchio, anche se non siamo riusciti a capire di preciso cosa gli fosse successo. Ultimi 13 secondi per l'azione di Duke, che ancora una volta parte con un pick and roll alto per Ewing. Non c'è cambio difensivo in questo caso. Palla che finisce a Melchioni, stoppato da parte di May, che poi recupera anche il rimbalzo sul secondo tiro di Melchioni. Azione bruttignacola giocata da Duke. Dall'altra parte Felton tiene vivo il proprio palleggio, porta a spasso Daniel Lewin, gran cambio di direzione, poi May ha lo spazio per andare a prendersi il fallo. Non ce n'è più, nobody's business, non c'è proprio più niente da fare. Felton sta scherzando a questo punto, è il padrone della partita. Ha fatto un cambio di direzione in un nanosecondo, ginocchio non ginocchio, lì Ewing veramente non ha capito cosa diavolo gli stesse succedendo. Ginocchio non ginocchio probabilmente è un argomento rilevante, perché non è lo Ewing che avevamo visto precedentemente al colpo, però Felton è proprio entrato negli ultimi 4 minuti della gara con un altro atteggiamento mentale. Un po' di panchina per Lee Melchioni, ancora un libero per Sean May, 7 su 7 nella sua serata, 21 punti. Se UNC porta a casa sta partita, Sean May alla targa. All'ultimo intermedio 21. È mica male, veramente mica male. Ancora Duke in attacco, abbiamo visto soltanto difese individuali e per un derbissimo non potevamo aspettarci dell'altro, anche perché far la zona contro Duke è un po' da suicidi, visto che c'è questo qua. Ewing, mano armata, palleggio, arresto e tiro, lo sbaglia. Il rimbalzo è per Randolph, tornato dalla panchina con una nuova carica. Esatto, questo era un altro degli argomenti di cui volevo parlare. Scelta di Krzyzewski di tornare ai due lunghi e non al lungo unico, ai quattro esterni. Paga subito perché Randolph tiene viva la palla e guadagna anche un fallo. Ebbene, in effetti in questo momento finale della partita concedere rimbalzi d'attacco. Peraltro è un tiratore da 59%, è sempre Cameron anche per loro. È sempre Cameron, in effetti anche per Carolina Duke al Cameron. Dicevamo, in effetti sono arrivati un po' di rimbalzi d'attacco che non possono non aver preoccupato Coach, che intanto lui la mette al Cameron contro Carolina alla facciaccia nostra, Federico. Si riesce a blick a Mary You, facile, facile. E poi comunque sono quelli dei tifosi di casa per i giocatori di casa. Ribadisco, attorno a qua ce ne sono di alcuni di una volgarità tipo Felton è un lavoratore sessuale taiwanese da 0,75 dollari all'ora. Che chissà che cosa voglia dire, però totalmente senza senso. Però questa è la media, non pensiate che ci sia solo appunto qua quelli di Neverland, eh? Sì, o quelli con l'acronimo di ESPN usato per andare in quelle porcherie ci sono in giro per il Cameron. E peraltro arcinoto ormai a tutti i livelli per proprio per i propri tifosi. 5 di vantaggio, 1,53 da giocare, gran finale di partita e peraltro non potevamo aspettarci altro. Si allunga la difesa di Duke, pressione adesso. È fantastico, le zebre sono andate a dire a quelli di Duke la panchina, state seduti, non seduti. Ne possiamo più. Williams schiaccia per terra un passaggio che non può essere minimamente gestito da Sean May, pessima scelta in questo caso, pessima. Marvin, una palla in cui secondo me dovevi andare dentro tu e basta, schiacciata male per terra.
lo spazio ce l'aveva e guardate a Chapel Hill, mani nei capelli, perché questa è l'ennesima palla persa, ma è la più sanguinosa di tutti. Il povero May non poteva raccogliere questo pallone destinato alle stringhe delle sue scarpe. E adesso 5 punti e possesso per questi pazzi sostenuti dai loro tifosi. Difesa a tutto campo per Carolina, tentativo di trap su Dockery che commette infrazione di passi chiudendo il palleggio in modo inopinato. Gran giocata difensiva di Carolina dopo un brutto momento. Nella storia della rivalità tra queste due squadre, l'ultima invasione di campo dei tifosi di Duke 98, Carter e Jamison, numero uno in quel momento per Carolina, vinta da Duke nel solito finale al Cardiopalma. Invasione, tutti dentro. Vediamo come finirà questa volta. E beh, visto il finalino non è da escludere che possa succedere, sempre che vinca Duke, anche se sembra avere il ritmo della partita nelle mani, ma la contropalla persa di Dockery è altrettanto sanguinosa. Ancora Felton in palleggio, non chiude il palleggio neanche se gli mette le mani addosso, il tiro da tre di McCass non va, ma ancora una volta ci sono le mani di May. La partita di Sean May è considerato suo tapin, questo? Suo tapin, direi. Accidenti. Palla che comunque è stata parzialmente assorbita dal ferro, che al Cameron è abbastanza assorbente. Andiamo a rivedere McKenzie contrastato da JJ Redick, la palla tocca il ferro, sì, sì. Ed è tapin di Sean May. È tapin di Sean, la palla avrebbe avuto uno spin, una rotazione che la portava fuori. Ed esplode tutto il pub di della sede di North Carolina, Chapel Hill. Sono solo 3 adesso i punti da recuperare per i Tar Heels, che allungano ovviamente la loro difesa. Duke non affonda, arriva ancora un trap su Ewing che esce in maniera clamorosa da Alcatraz. Nelson viene terminato, ma non c'è fallo nell'interpretazione degli arbitri. McKess dall'altra parte per il meno uno, dicevamo. Prima volta che riesco ad andare in campo aperto dopo un fischio trattenuto dagli arbitri che credo farà discutere meno uno. Terzo canestro dal campo per McKenzie, ma l'ha messo con un senso del dramma decisamente notevole. JJ Redick in palleggio, non devono commettere fallo ovviamente i Tar Heels. Ultimi 17 secondi per l'attacco di Duke, ancora nulla è nato, attenzione, Redick rischia l'infrazione di metà campo, non viene considerata tale dagli arbitri. Difficile ricezione per Nelson che riapre per Redick, prende il tiro solito dal parcheggio, questa volta non vede neanche il ferro. Brutta azione giocata da Duke che lascia oltre 18 secondi a Carolina per tirare per la vittoria, per vincere al Cameron. E attenzione a Manuel, che cos'è? Manuel ha reso la vita non impossibile, molto di più a JJ Redick nell'ultimo possesso, che ha anche scaricato malamente la palla a Ewing. Si rianimano a Chapel Hill, time out chiamato da UNC, 18-2 per corsare al Cameron. Mamma mia, era più 6 Duke e qui chiaramente ci portano a partite storiche. Siamo nel 95, il 2 di febbraio, perché questa partita solo una volta si è giocata il 9 di febbraio. Questo è un altro finale incredibile. Guardate la faccia, sì, di Stackhouse. Si va ai supplementari e poi vincono, come notate. Vinciucchiano, mettiamola, sì, così. Con dei tiri presi in maniera pazzesca anche da Williams, 102-100 in overtime. Sapevamo già al finale del thriller, quella è la partita della schiacciata di Stackhouse contro Mick. Zwicker sbaglia il libero, tiro a metà campo di Capel. Non so se avete notato chi aveva però Carolina a disposizione. Partita memorabile vinta su questo campo. E Stackhouse aveva già la faccia da, sì, piano di sopra. La schiacciata con l'urlo del supplementare Rashid Wallace. State seduti! Ewing batte le mani per terra e questo è un modo per richiamare Duke alla difesa. Prima volta che sono riusciti a farlo in questa serata. Felton in palleggio proprio contro Ewing, gli va via ma non va fino, no, in fondo. Chiude il palleggio, incredibile per un giocatore come Felton. Arriva ancora un recupero difensivo e finisce la partita. Carolina ha buttato via 18 secondi di partita. Roy Williams ha disegnato il gioco per McKenzie e Felton, che aveva già battuto Ewing dal palleggio, non ha avuto la presenza di spirito di cambiare la scelta del suo allenatore e generare la superiorità numerica. Ha continuato a cercare McKenzie dietro il blocco e sono morti con la palla in mano in uno dei finali più incredibili che abbia mai visto in un'eterna rivalità. Andiamo a rivedere, guardatelo qui, tiene vivo il proprio palleggio, va verso sinistra, poi tornerà verso destra e avrà lo spazio dopo questa virata. Guardate, potrebbe arrivare alla lunetta, prendere un arresto e un tiro pulitissimi. Così non fa,
e si va veramente a cacciare nei guai con questo passaggio inopinato che porta la palla persa fuori in inverno e ce n'è ben donde. C'era Rebic per McKenz, questa è stata la scelta di coach Williams, andiamo da lui in ogni caso, e Felton non ha cambiato il piano del proprio allenatore e quindi festeggia coach K. Festeggia coach K perché Duke vince di 1 il derby della Tobacco Road, 71-70 il finale di questa incredibile partita. Da Paolo Ellis e Federico Buffa, grazie per essere stati con noi e alla prossima. Raddoppia lo spettacolo di Sky e soddisfa tutte le passioni di casa. Con Multivision possiamo vedere contemporaneamente i nostri programmi preferiti in due stanze diverse. Io metto alla prova la mia passione per la cucina con un programma a tutto gusto su Alice. E io e i bambini in salotto ci improvviseremo esploratori in uno dei documentari di National Geographic. Scegli Multivision entro il 28 febbraio. I vantaggi sono ancora più grandi. Chiama subito l'199-177-111 e tieni il codice cliente a portata di mano. Multivision.